Davanti alle telecamere di Sport Italia alla Palestra Cavina, la M Group ottiene un pareggio 4-4 contro il Latina, un punto importante in ottica di classifica generale che porta la formazione di Vanni Pedrini a quota 17 al giro di boa del massimo campionato di Serie A, un punto che purtroppo però comporterà gli uomini del presidente Bruno Ori in quel di Napoli per disputare la Winter Cup, trofeo invernale della divisione calcio 5, che si disputerà il 27, 28 e 29 dicembre prossimo. Il punteggio davanti alle telecamere di Sport Italia, la Palestra Cavina tra la Emmia Group e il Latina. Un punto prezioso in ottica generale, un punto che magari non soddisfa per quello che è l'esito del tabellone della prossima Winter Cup. Imola andrà a Napoli per il trofeo invernale della divisione calcio 5. Qui con noi Vanni Pedrini, l'abbiamo detto, comunque è un punto prezioso e che dà continuità al tuo ruolino di marcia, chiaramente dei tuoi ragazzi. Sì, abbiamo giocato contro una squadra secondo me fortissima, ci siamo trovati in vantaggio anche di due reti, ma una squadra che dà sempre l'impressione di poterti riprendere, di aprire la partita e anche di portarla dove vuole lei e alla vittoria. Noi abbiamo giocato bene, abbiamo giocato una buona partita, peccato per la Winter Cup che poteva essere giocata qui a Imola, però la prestazione è positiva, i ragazzi ci hanno messo l'anima e non ho nulla da recriminare. Facciamo un'analisi di bilancio al giro di boa, 17 punti, la qualificazione già ottenuta alla Coppa Italia di categoria, in pochi avrebbero scommesso anche soltanto un euro su questo rendimento. Oggi siamo qui a recriminare per un piazzamento nella Winter Cup perché dobbiamo andare a Napoli a disputare un incontro, ma vogliamo parlare di questo giro di boa della Emmia Group? Sì, a inizio anno magari non era prevista come cosa, però ci stiamo allenando bene, i ragazzi ci stanno mettendo l'anima e punto a punto cerchiamo di raggiungere il prima possibile la salvezza. Poi c'è la Winter Cup, c'è la Final di Coppa Italia che è un'altra bellissima cosa, però l'obiettivo rimane la salvezza. Arriva Lesce in questo mercato invernale, un giocatore talentuoso sicuramente in cadetteria, un giocatore che sotto i tuoi preziosi consigli potrebbe trovare quella continuità che ha trovato anche Castagni, che ha portato in azzurro proprio Mauro Castagni. Beh sì, oltre che ai miei consigli sicuramente penso che il gruppo possa fare la differenza, inserirsi al meglio il prima possibile nel nostro contesto di gioco molto probabilmente gli consentirebbe di svilupparsi proprio anche individualmente come giocatore. Vanni, tanti auguri di Buon Natale a te e alla Emmia Group. Auguri a tutti, auguri a voi e a tutti i tifosi dell'Emmia Group. Grazie.